No, volevo appunto introdurre in questa parte finale della trasmissione il tema anche un po' che è il più imminente, cioè il Gran Premio Continentale. Ah, piccolissima parentesi, abbiamo ricordato Vivid Wise AS. C'è un problema, forse. Matteo, guarda cosa dice lì, batteria. Carico, scarica. Scarica. Tutto bene? Quindi? Abbiamo fatto il 10%, non va bene. Okay. Quindi abbiamo ricordato ovviamente il vincitore del derby, abbiamo ricordato il Wise AS, del Audrey F, e ricordiamo Audrey F anche perché è appunto guidato da Andrea Forolfi, che il figlio ha vinto le Ox, che anche lei ha una prestazione direi assolutamente cavalla fortissima, 9 su 9, questa è 9 su 9, è fantastico, fantastico. Altra figlia di francese, ma qui che adesso va un po' di francese. Tante Zanetti. Zanetti. Altro è uno che con i colleghi, sì. Sa fare. Ha vinto tre giovanali da 7-8 anni. Guidatore Andrea Parotti, che migliora gli anni dopo, lui più va avanti con gli anni. Ormai è il livello di tiro dei primi dei quattro. È sempre stato bravo, sì, ma sì, sì. È migliorato tantissimo, è migliorato veramente molto. No, da ragazzina. Quindi Andrea Farolfi, il figlio. Enrico Bellei si è portato a casa il derby. E Gocciador Turilli. Si è consolato. Chi manca l'appello? Chi manca? Vecchione. E quindi vincerà la Continentale. Purtroppo guida un francese però, Frick Duchesne. Eh beh, il favorito secondo me. Favorito? Non è Zanetti? No, assolutamente. Secondo me, se... Allora, io ho visto alcune corse di Frick Duchesne, non parte forte neanche lui. Appunto, ho detto, se si trova nella pista, però non c'è sui 2100, secondo me... No, lui ha incontrato spesso, ha avuto la sfortuna di incontrare spesso FaceTime in Borbone. E quando quindi, c'era lui, c'era Feliciano. Feliciano, sì. Esatto. E poi ce n'è anche un altro, buono, adesso non ricordo il nome, ma... comunque questo qua significa legno di quercia, significa, Frick Duchesne, sì, sono informato, sì. Legno di quercia. Cioè, scusate, quercia, rendetevi conto... La quercia è l'allevamento, Duchesne è l'allevamento, la quercia è l'allevamento. Frick vuol dire te? Frick Duchesne. Sì, sì. Non è legno di quercia? Sì. Sì, legno di quercia, però è l'allevamento di Duchesne. Duchesne. Sì, perché lui è anche figlio di Duchesne. Nobody Duchesne, esatto. Sì. Sia papà che mamma. Sì, esatto. Questo è un race off. Avete fatto un race off. Finale, no, sicuramente sarà un cavallo molto atteso, non so se si trova. Sì, è la pista piccola, i francesi sono un po', però non è grandissimo come francese, quindi ha avuto qualche volta sbaglia. Ma ultimamente perché ha avuto una bella primavera, poi un'estate così e adesso si sta riprendendo. Quest'estate non ha prestazioni, da maggio però, a diciamo settembre, cosa, però da settembre ha già tre piazzamenti. Ha una vittoria solo in carriera? 9 vittorie. Una vittoria solo in carriera? Secondo Risso. Una alla seconda corsa? Sì. Poi soltanto piazzamenti? Sembrava un po' no. Scusate un attimo, terzo Risso della giornata. No, proprio. Moreno Monti dice che ha avuto una vittoria. No, io una. Ah, una? No, è una. E Moreno dice 9. Perché ho controllato. 5, sulle 4, 3, 2, 1, votate. Ok, prego. Quindi tu hai guardato e hai detto sul trotto? Sulle trotto, no? Sulle trotto che sono francese. Però c'è un sacco di piazzamenti in gruppo. Tanti piazzamenti, sì. È arrivato terzo anche nel criterio dei 4 anni. Sì. Quindi insomma è arrivato secondo. Sarebbe arrivato quarto l'ultima volta nella corsa a da FaceTime, sì. Però ha sbagliato, sì, a pochi metri dal palo. Sì. Perché lui tende a finire fortissimo, però va quasi fuori giri, tende quasi ad andare fuori giri da bianco alla fronte, proprio a un finale che l'ho visto questa primavera 2-3 volte contro FaceTime Bourbon, che era lui e Falcao, di dire che erano anche in alternativa, mi piacevano molto, poi è saltato fuori questo Feliciano Modovici. Niente. No. Tra le altre cose, sono tutte e due. Sta arrivando, sperando. Sono tutte e due di Guarato, anche Frick Duchesne e Guarato. Se viene qua. No, Guarato però sì, c'è l'altro, il di solito.
ci vuole tutto. Sì. Ci vuole tutto. Sì, sì, perché lui e Felice No, perché erano scritti tutti e due. Felice No, sì. Felice No e... aveva anche il numero migliore. Sì, insomma. Sì, però non è cavallo. Sì, sì, sì. Non è cavallo. Anche perché lui tende a sbagliare. Sì, lui tende a sbagliare perché va fuori giri più. Se va fuori giri a pensanti puoi immaginare. Ma il campo partenti. Dobbiamo proprio lasciarlo l'immaginazione. C'è una sola femmina. Mancando, perché fanno tutte le fie. Fanno tutte le fie. Allora, mancando Zacco Gio, direi che in Italia c'è giusto. Allora abbiamo Zania Bico numero uno. Come vedete i potenti mezzi, esatto, informatici di cui disponiamo. Ducene è con Vecchione, Zephyr Gar con Minucci. Nella tua lingua, puoi parlare tranquillamente. Sì, sì. Zaccaria Bar con Andreghetti, Zlatan con Minucci, no scusa, Zephyr Gar è Minopoli. Zlatan con Minucci, Zabulfi con Andrea Farolfi, Zarwise S che non so di dove. No, perché non è ancora deciso. Zephyr Robert con Bellei, Zippy Freedom LF con l'altro fratello di Minopoli, Zephyr Gua con Greppi e Razza Italia con Lorenzo. Guiderà Antonio Milano, mi sembra che sia l'unico, uno di tanti top che non è, sì, Antonio Milano, direi che manca. Sì. Appena, considerando che non è Antonio Di Nardo, però sì, no, è vero, manca Antonio Di Nardo. Sì. Cioè, e lo mettiamo? C'è Gaetano, mi sembra Di Nardo. No, Gaetano non c'è neanche Gaetano, no. Minucci, Andreghetti, Minocchi, Interione. No, non c'è Gaetano perché non può il Zefiro. Zefiro Bello, come si chiama? No, Zefiro Bello guida... No, scusa, Zefiro Uguale. Zefiro Uguale guida Greppi. C'è quell'altro Zefiro, come si chiama? Sono tre di Zefiro, tanto per parlare di fantasia, no? Zefiro Uguale, Zefiro Bello, Zefiro... Zefiro, aspetta. Mi sembra che abbia corso a Napoli in settimana, quel cavallo lì. Mi sembra che abbia fatto un centrale... Ah, un centrale. Sì, sì, mi sembra. Che è quello che ha vinto il Città di Cesena, direi, no? Contro Zefiro Bello, che lo guidava a Farolfi. Sì. Chiama Zefiro Dette. Mi sembra, non sono sicuro, sì. Mi sembra che abbia fatto un centrale. Zefiro Gaps invece non c'è. Zefiro Gaps sarebbe un fratello pieno, come diceva Giulio, di capelli mezzani e picchi, adesso vola. Che ha chance. Sì. Anche se anche lei non è una partitrice. Sì, neanche lei non è una partitrice. Qua probabilmente i testi sono Zefiro Gar forse. O Zlatan. O Zaccaria, parte forte. No, Zlatan. Vista piccolo lo vedo un pochino sacrificato, anche se ha cambiato il training, magari ieri un po' spesso, non so. Ha lavorato qui tra l'altro una settimana fa. Sì, e... sì. Allora io proporrei un race off per un pronostico tra di noi che vale il caffè, Io ne ho già parlati due, ne devo anche uno a Federico Giovanni, spero di vederlo più tardi possibile, perché non si può mangiare caffè tutti i giorni. Allora Moreno, allora, parti tu? No, partiamo da te, no? Che sei l'ospite. Allora, vince Equinox B. Non lo so. Zania B. Ti piace? Io pronostico sul giornale, ho messo Zania B, però è una corsa apertissima, una corsa esistente. Allora, sarei contento che vincesse Vecchione, sì. Però mi spiace perché ho la francese, l'unico ospite, l'unico straniero. Ma tanto lo sai come va a finire, tanto gli stranieri, quegli ospiti, ce n'è uno. ci vieni, è sempre così. Ci vieni. Sì. Allora, chi potrebbe vincere di fuori di Zania B forse? Che... Zania B, il problema è la pista piccola, perché anche Zania B non è proprio una pista piccola. No. Però se l'andata partente, evidentemente loro ritengono che sia... Sì, tutti i cavalli che hanno, no? Sì, appunto. Sai, vedo Zephyr Bell. Zaccaria Bar forse? Zaccaria Bar. Che andrà davanti, secondo me. Perché non credo che Minopoli vuole poi voglia correre davanti 2020 con Zephyr Bar. Non lo so, magari puoi correre davanti. Anche Zephyr Gar, un cavallo che un giorno c'era il campione del mondo. Ma lui a 2-3 anni era molto, sì, buono, poi dopo, sì, un po' calato. Sì, ha corso bene a Taranto, però, sì, la sua ultima corsa. Però come viene su al nord, si vede che l'angolo del nord non gli fa bene. No, quindi se non sarà certamente favorito. Bisogna vedere Zlatan, sai. Zlatan è un nuovo training, sì. Potrebbe essere... Sì. Comunque niente, andiamo a individuare un nome e poi dopo una rapida rassegna delle genealogie, perché siamo anche molto. Allora, tu Moreno, al di là di lanciamoci, prendiamo questa manciata di coraggio e lanciati in un. Io tengo il francese, via. Ah, tu
tu tieni il francese? Io tengo il francese. Lui vabbè, io tengo la femmina. Lui è coraggioso. L'unica femmina. Io invece tengo l'unico che non ha la guida, per solidarietà. Va bene. Ha sempre goccia d'oro, il Rider YSS. Il Rider YSS, perfetto. Ma loro sarà Federico Esposito. Perché ho scelto io. Quindi allora qui la telecamera e l'audio ha registrato la nostra scommessa. Rapidamente Moreno, a livello di genealogie che cosa ci propone il Continentale? Allora, abbiamo, in particolare, senza andare magari nel dettaglio. Abbiamo Lasagna B che è una nipote di una cavalla grandissima, una svedese. Nipote, sì, perché è figlia di Fendi B che era figlia di Teman, che era figlia di Evan C. La grandissima cavalla. A lui segue molto Beautiful, cioè sì, esatto. E lui c'ha proprio dei volumi a casa, tutta Poi abbiamo Zabulfi, che anche Zabulfi, nipote di una grandissima cavalla italiana, la Flutgriff, che è stata una grandissima cavalla, col padre Ganimede. Poi abbiamo due re di Cash, uno è la Zaraz Italia di Lorenzo e l'altro è Zaccaria Bari. Il motore non di Andrea Cash, Zaraz Italia. Cavallo fantastico anche lui, però poveretto qua. È molto complicato. E con questi qua. Sì. Poi direi che sì, di rilevante non è che ci sia tantissimo, ecco, a parte Zefiro Gual, che è un figlio di Dalmatica Gual, grandissima cavalla da corsa. Padre Alger Sol, che non è che abbia dato tantissimo, il cavallo degli Orsi e Mangetti, mi sembra abbia avuto un gran premio di Sol, mi sembra. Alger Sol? Sì. Ha vinto l'Europeo, l'Europeo mi sembra che sia l'unico gran premio che ha vinto. Adesso non ricordo se è l'unico, comunque, vabbè, comunque l'Europeo. Sì, 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 ma comunque l'Europeo, però. La vita che fa molto vendere l'Europeo. Sì, 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 l'unico gran premio che ha vinto. Alger Sol ha vinto anche un Grassi. Penso di ricordarlo, ovviamente. Forse era, no? Non era El Niño, forse. No, era Alger Sol. Sì. Comunque El Niño ha vinto di sicuro. Sì. Non è stato un grandissimo. Sì, no, è stato un buon cavallo, però non è stato, cavallo, un primissima categoria. Perché batté nell'Europeo nella finale 2, mi sembra quella cavalla di Carfagna, ti ricordi? Sì, la. Irina le no. No, sì, no. Non Irina, no. Iniziamo con la I, era una I. Sono abbastanza convinto, quando mi viene. Moreno. Ti ricordi? Sì, mi ricordo, adesso. Irina. Non era Irina, Vabbè, lasceremo il quesito poi. No, i Glesio sono la mai fatta. Iglesias è stato buono fino a tre anni. È una femmina di Carfagna, quello sono me lo ricordo benissimo. Sì, sì, non mi viene. Sì, è vero. C'è stata questa. Sì, che non ha dato niente. Sì, però Alger Sol invece le chiavi. Sì, sì. Allora andiamo verso la conclusione della puntata. Allora, un Continentale che avrà di contorno. Gasparetto? Guarda, con i figli, dice. Figli e. E del Filly possiamo lanciarci in qualche indicazione? Filly aperto, a me piace Zabriski, è una corsa aperta. Sì, non mi sembra che ci sia un favorito. Vabbè, non l'avete studiato, va bene, qua ce la passiamo così in cavalleria. Diciamo che è aperto, ovviamente, questo è un'ottima uscita. Da una situazione di imbarazzo ovviamente palese. E allora ringraziamo Giulio Luppi per la sua disponibilità, per la sua voglia di divertirsi un po' con noi. Io generalmente non lo ringrazio. Ringrazio il regista Matteo, che oggi qua sia dal punto video che dal punto di vista audio. Ringraziamo la presenza di Pierluigi Paradiso, che tra l'altro lo ricordiamo, è proprietario di Top Model OK, che comunque ha fatto un bel del secondo posto nel Filly di due anni fa. Quanti anni fa? Tre anni fa. Di tre anni fa. No, aspetta. 2016. 2019? Sì. Tre anni fa. 2016. Quindi ovviamente è un ricordo che porta gelosamente, perché ovviamente sono soddisfazioni dal proprietario. E vabbè, salutiamo anche Moreno, Big Mo. Bellissima giornata, bellissima cena dopo che abbiamo fatto, che ha offerto anche la cena.
con quella torta bellissima, con la foto di tuo model. E il suo guidatore Gianvito D'Ambrosio. Detto con tutto l'affetto del mondo, ovviamente la foto di Gianvito un pochettino rovinava l'immagine della torta, no? Infatti poi dopo l'immagine del cavallo dovresti chiamarlo Gianvito, ma spero assolutamente Gianvito è un personaggio assolutamente tra l'altro per me molto adatto perché ha il senso di umorismo e mi sono permesso questa battuta ovviamente perché è un personaggio che non quindi grazie a tutti per aver partecipato, rimanete collegati perché la terza parte piccolina è la pillola di Fabrizio Bongiovanni che ci racconterà qualcosa sull'uso dell'utilizzo della frusta, regolamento, quindi non perdetevela perché comunque credo che conoscere bene l'utilizzo della frusta che adesso è un moda pallottoliere perché nei primi 300 metri no, poi dopo 150 metri sì, poi dopo metti la freccia alzando la mano e chiedendolo puoi anche usarla 4 volte nella fine. Posso. Esatto, cioè, è una roba abbastanza complicata per cui spero che ve la spiegherà nella sua semplicità. Poi dopo c'è ancora un'appendice, no? C'è l'appendice, sì, che è la chiamo io la Ghost Track. Se qualcuno avesse proprio voglia, cioè le forme di masochismo sono tante nel mondo, noi possiamo anche mettervi in onda qualche spizzico di qualche brano. Lasciamo tutto avvolto nel mistero. Facciamo che un giorno faremo una grande festa e quando Ray Sof avrà 15 ascoltatori faremo una grande festa e canto anche io. E canta anche io. Non avrà mai 15. No, quindi mi sono perso qualcosa, c'è un ulteriore postino. No, pensavo che ci fosse dopo una battuta. Era una battuta. Signore e signori, Giulio Luppi, no, come grande, il senso dell'umorismo io proprio non c'ero arrivato assolutamente. Perché guardi male? Saluta. Ciao a me. Ciao a tutti, ciao a tutti, alla prossima, ciao.